Bentornati con un nuovo appuntamento dei video del paranormale del sabato. Spero che i video che ti mostrerò oggi soddisfino almeno in parte la vostra voglia di conoscere l'ignoto. Prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale e di mettermi un bel like. Detto questo, cominciamo. Sarà già capitato a molti di voi di mettersi sulla strada e tornare a casa di notte. Chiunque di voi sa bene che anche di notte bisogna avere gli occhi aperti, perché a volte si possono fare degli strani incontri, proprio come il caso del protagonista di questo video. Mentre tornava a casa, riprende con la sua dashcam qualcosa che non si sarebbe mai aspettato di vedere. L'hai visto anche tu? La dashcam dell'uomo cattura quest'ombra, che a prima vista potrebbe essere anche un qualche animale notturno. Infatti capita spesso che gatti o volpi attraversino la strada di notte, ma nel caso di questo filmato, rivedendolo, si può notare che l'ombra sembra che non appartenga a nessun tipo di animale e non ha una forma ben definita. Quindi, secondo voi, che cosa potrebbe essere quell'ombra? Il tipico animale che attraversa la strada di notte e che viene visto? Oppure qualcos'altro? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Questa affascinante fortezza, risalente al XIII secolo, situato all'interno di acri di un parco boscoso in Scozia, ha la fama di essere infestato da spiriti maligni. All'interno di questo castello è stato creato un piccolo albergo di lusso, dove potrete trascorrere le vostre vacanze, dentro a delle graziose stanze, situate proprio nelle prigioni del castello. Una reporter di nome Ellen Parker si è recato sul posto per verificare se le voci siano vere o siano false. Una volta dentro, la giornalista incomincia a scherzare col cameraman, facendo qualche battuta e rivolgendosi agli spiriti di quel luogo in modo scherzoso. Probabilmente la giornalista ha preso la cosa troppo alla leggera. Dei passi vengono uditi in quella stanza, passi che sembrano dirigersi proprio verso la giornalista. Credo che la reporter abbia capito che è meglio non scherzare quando ci sono di mezzo gli spiriti. Lo youtuber del canale Lorong Mystery, canale dedicato al paranormale, ha caricato questo video mentre si reca in un'abitazione abbandonata in mezzo a un bosco. Si dice che in questo luogo si aggirerebbe lo spirito di una ragazzina morta probabilmente proprio in quel posto. Raggiunto quel luogo, il cacciatore di fantasmi tenta di comunicare con lo spirito, e questo è ciò che ha ripreso la telecamera. Durante una sessione di EVP, lo youtuber invita lo spirito a manifestarsi e, proprio dietro di lui, sembra che si materializzi lo spirito di quella ragazzina. Lo stesso, dopo qualche secondo, sembra svanire nel nulla per poi riapparire nella piccola struttura ormai abbandonata da anni. Le manifestazioni di questi spiriti dimostrano solo una cosa: che tra il mondo dei vivi e quello dei morti c'è un filo molto sottile. Il prossimo filmato mostra una madre che riprende con una telecamera il proprio figlio mentre sta giocando. Ad un certo punto
Qualcosa cattura l'attenzione della donna. Non si può. Mentre la donna riprende il proprio figlio a giocare a terra, nota apparire all'improvviso una strana creatura. L'essere sembra alto all'incirca 10-15 centimetri, nello stesso identico istante che quella creatura si materializza. Sembra esserci un'interferenza con la telecamera. Ci sono molte ipotesi che sono state fatte su questo video. Potrebbe essere un falso. Ma se fosse vero, che tipo di creatura potrebbe essere? Come sempre, l'ultima parola la lascio a voi. L'ultimo filmato è uno di quelli che, sinceramente, trovo molto interessante. Il video mostra un uomo che sta riprendendo il suo quartiere. Passati alcuni minuti, le luci incominciano a lampeggiare senza alcuna ragione. L'uomo rivolge la telecamera verso il piccolo parco e nota al suo interno questo strano essere dal corpo allungato. Cosa strana, perché ha un battito di ciglia. Quell'essere prima non c'era. Dopo qualche minuto era lì. La strana creatura rimane lì, dondolando, come se fissasse l'uomo. Dalle immagini, la strana creatura potrebbe essere uno Slenderman. Lo Slenderman è un essere diabolico che di solito frequenta i boschi e le foreste, ma anche luoghi abbandonati. Ci sono stati anche degli avvistamenti in alcuni villaggi e zone abitate. Molti di coloro che sono entrati in contatto con lo Slenderman sono diventati paranoici. Cominciano ad avere delle allucinazioni e ridono in ogni luogo, in ogni momento, senza alcun motivo. Davvero una creatura veramente pericolosa, lo Slenderman. Spero sinceramente di non incontrarla mai. Il video finisce qui, ragazzi. Io vi saluto e noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.